Stefano Sarrizu, il Castiada svince, tu protagonista, complimenti dal mister, decisivo nell'occasione del secondo rigore. Contestato dal Monastir, tu cosa dici? No, allora, per quanto riguarda la contestazione, mi sorge un po' dubbia perché comunque sia lì mi sono ritrovato ultimo uomo a superare Ukeddu, se non sbaglio, il difensore, mi ha provato ad anticipare, io ho spostato la palla e me la sono giocata sulla velocità. Come ho spostato la palla lui mi ha colpito nettamente, poi io sono caduto giù. Non mi sono lamentato perché tanto si sa che se ti lamenti o no, tanto è l'arbitro che la vede al suo modo. E per fortuna è andata bene, ha fischiato il rigore e con questo rigore che ha trasformato Antonio Borrozzo abbiamo vinto la partita. Sono molto contento anche perché meritavamo questa vittoria, perché anche al primo tempo se non ci fosse stato appunto quell'errore da parte della nostra difesa, sono sicuro che avremmo potuto continuare a giocare come stavamo giocando e magari partire da noi al primo minuto in vantaggio, invece poi è andata così. Però abbiamo avuto una grande reazione da squadra e quella è la cosa che conta, non mollare mai e cercare di dare tutto fino ai 90 minuti. Quando poi si vince in rimonta magari si gioisce di più, no? Si gioisce di più, soprattutto quando capita appunto una partita come questa dove, ripeto, inizi bene, continui bene, poi sì, arrivano quelle situazioni magari negative, però la cosa più importante, ripeto, è reagire da squadra, da gruppo, come un ottimo gruppo per quello che ho visto che sono arrivato da poco e niente, siamo riusciti a vincere una partita meritata, una partita che ci eravamo preparati durante tutta la settimana e abbiamo, diciamo, chiuso in bellezza questa girone di andata e quindi siamo contenti tutti quanti, diciamo. Senti Stefano, grande condizione, sta salendo, sì. E quindi stai rendendo come ti aspetti e come si aspetta il Castiada. Decisivo nell'occasione del rigore e poi dopo stavi cercando anche il gol, hai fatto tutto bene fuorché il tiro. Fuorché il tiro perché purtroppo sono arrivato che mi stavano salendo i crampi e sinceramente non potevo. Ho fatto una partita molto dispendiosa dove il mister appunto mi ha messo dietro ad Antonio, dove diciamo ho fatto un ruolo che è il trequartista, quindi dovevo cercare di mistare palloni, muovermi in ogni zona del campo facendo anche una grande fase difensiva, ci sono riuscito. È normale che arrivi gli ultimi minuti della partita dove appunto metti una grande condizione fisica, è normale che arrivi alla fine che non sei al massimo e magari dopo che ti ritrovi ad entrare in aria appuntando due o tre uomini è normale che arrivi al tiro stanco, soprattutto se capita appunto negli ultimi minuti della partita. Senti, sembra che in questo ruolo ti piaccia tanto e con il modulo che sta adottando Scotto tu possa rendere al massimo. Beh sì, comunque sia, si sa, il mister sappiamo che tecnico è di alto livello e comunque io sono sempre a disposizione sua, della squadra e nel momento in cui lui vede che appunto io posso giocare questo ruolo significa appunto che lo posso fare. Poi è ovvio che questo ruolo non l'ho fatto tante volte, forse qualche situazione di qualche partita nelle squadre con cui giocavo precedentemente, però se appunto il mister vede che è un ruolo che io posso fare, che posso rendere appunto in modo positivo alla squadra, io sarò sempre disposto a fare quello che dice lui. Senti, chiudete con una vittoria all'andata e si aspetta un grande Castiada per il ritorno. Certo, è ovvio, noi adesso comunque sia siamo ancora in zona playoff, punteremo a fare i playoff e magari anche a vincerli, non sarà facile, però comunque sia puntiamo a fare un campionato di alta classifica cercando appunto di risalire come è riuscito appunto 2 anni fa il Castiada. Quindi l'unica cosa che posso dire è che la squadra c'è, i compagni ci sono, i giocatori per fare un grande campionato ci sono, quindi sta a noi metterci tutto per tutto e dare ogni domenica e sono sicuro che appunto le soddisfazioni arriveranno a fine anno. Grazie Stefano, complimenti per la tua gara, per la vittoria, in bocca al lupo. Grazie.